Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. In tante mi avete chiesto di girare un video dedicato ai fondotinta e quindi oggi mi sono decisa e ho fatto una piccola selezione di tutti i fondotinta, tra tutti i fondotinta che io possiedo, selezionandone alcuni che ho scoperto di recente e dei quali probabilmente in tanti altri video vi ho già parlato, però essendo questo un video dedicato esclusivamente ai fondotinta, insomma mi va di riparlarvene. E mentre la maggior parte di questi prodotti che ho scelto sono appunto dei fondotinta che sono delle vere e proprie conferme, sono fondotinta che possiedo da più tempo, che ho avuto modo di utilizzare e riutilizzare, farmene un'idea e amarli proprio per le caratteristiche che hanno. Ci tengo ovviamente a precisare che esprimo un parere strettamente personale che è legato anche alla mia tipologia di pelle. Io ho una pelle mista, tendenzialmente secca durante il periodo invernale, per cui insomma una pelle che si adatta facilmente a tantissimi tipi di fondotinta, perché comunque non ho delle particolari imperfezioni da coprire, non ho appunto la problematica di una pelle troppo secca o troppo grassa, non devo coprire cicatrici, quindi alla fine non ho tanta difficoltà nella scelta dei fondi, trovo che sia un po' più complicato per chi magari ha una pelle molto grassa che tende a lucidarsi o per chi ha una pelle estremamente secca a trovare proprio la tipologia di fondotinta che dia il meglio e che faccia apparire l'incarnato nella totale perfezione. Quindi è per questo che probabilmente siamo sempre alla ricerca del fondotinta perfetto. Anche se io non ho particolari difficoltà e quindi ho una pelle che si adatta facilmente a qualunque tipo di fondotinta, sono sempre a caccia del fondotinta perfetto. Allora, io partirei subito e parto immediatamente con quelle che sono state le mie scoperte più recenti, quindi che risalgono un po' a qualche mese or sono, si dice così. Allora, io partirei subito con il primo fondotinta, che tra l'altro è un fondotinta molto low cost perché costa intorno ai 5,90 euro, e sto parlando del Catrice HD Liquid Coverage. Questo fondo che tante di voi mi chiedono: ma dove lo prendi? Dove si trova? Allora, Catrice lo potete reperire come marchio, come brand nei vari OVS, oppure lo trovate tranquillamente sul sito di Maquillaia, dove ci sono tutti i brand di questo mondo. Allora, questo è un fondotinta ad alta coprenza. Loro dicono ad alta coprenza, dal mio punto di vista è un fondotinta che ha una media coprenza, però è un fondotinta a lunga tenuta che dona un risultato impeccabile per tante ore della giornata, 24 ore, non sono 24 ore, perché è un fondo che secondo me a fine serata va leggermente ritoccato, però in generale è un fondotinta che garantisce un certo risultato per tantissime ore. Ha una consistenza molto molto fluida, molto molto leggera, vedete, quasi acquosa, per cui è un fondotinta che si presta a svariati tipi di applicazione. Lo possiamo applicare con le dita, lo possiamo applicare con una beauty blender o anche con un pennello. Io mi trovo sempre comunque bene con la beauty blender oppure con le dita, non amo come metodo di applicazione del fondotinta l'utilizzo appunto del pennello. Ne possiedo tanti, però mi rendo conto che il pennello o alcuni tipi di pennelli danno una stesura troppo troppo coprente e quindi un effetto un po' maschera che a me non piace. Questo fondotinta ha una coprenza modulabile, ma in ogni caso, anche se noi lo moduliamo, lo applichiamo 2-3 volte, a parer mio non riusciamo mai ad avere una coprenza altissima. Quindi sicuramente non è un fondo che mi sento di consigliare a chi magari ha problemi di acne, di cicatrici, di rossori, perché va sì a coprire, ma non abbiamo un total coverage totale. Ho ripetuto la stessa cosa, comunque non ha un effetto total coverage. Ha un effetto comunque mattificante, quindi un effetto molto opaco. Sicuramente lo sconsiglio a chi ha la pelle secca perché il finish è molto molto asciutto, mentre trovo che sia un prodotto perfetto per le pelli da normali a miste. E mi piace moltissimo. Una pecca potrebbe essere le colorazioni, cioè sono 4-5 colorazioni, quindi non è un fondotinta che sicuramente può soddisfare le esigenze di tutti, perché 4 colorazioni, 5 colorazioni sono veramente poche.
pochissime e soprattutto credo che non ci siano colorazioni molto molto chiare. Sento tante ragazze che hanno la pelle chiarissima e lamentano il fatto che tanti brand non fanno dei fondotinta con colorazioni molto molto chiare. Questa ovviamente è una grossa pecca. Come vi stavo dicendo, è un fondo, io vi ho detto da normali a miste, ma aggiungerei anche per le pelli grasse, un fondo che secondo me possono tranquillamente utilizzare le ragazze che hanno, o i ragazzi che hanno una pelle che tende a produrre tanto sebo, utilizzando sempre comunque un fluido che tenda ad equilibrare l'eccesso di sebo e molto probabilmente va, dopo un po' di ore, va sicuramente ritoccato, tamponato con una cipria, perché comunque dopo metà giornata anch'io sono costretta un attimino a tamponare qui sulla zona T, seppur io non soffra di pelle grassa. Comunque è un fondotinta che mi sento di consigliarvi perché è assolutamente performante, tra l'altro un prodotto low cost, quindi straconsigliato, l'acqua di Liquid Coverage di Catrice. Un altro fondotinta che è sempre stata una scoperta di questi ultimi mesi, fondotinta però del quale vi ho già parlato veramente ampiamente in tantissimi video, e però insomma ve lo devo nominare, sto parlando del fondotinta Fall 2.0 di Kiko, quello che troviamo, vedete, all'interno di questo contenitore così in vetro e che all'interno della confezione prevede ancora, perché questo fondo si trova ancora in vendita in saldo, anche diciamo questo pennello che, scusate se è sporco, ma è proprio il fondotinta con cui mi sono appena truccata. E tra l'altro io vi ho appena detto che non amo utilizzare i pennelli per applicare il fondotinta, ma questo fondotinta si applica perfettamente secondo me proprio con questo pennello, che garantisce un'applicazione uniforme, leggera, senza effetto maschera. Allora, questo è un fondotinta bellissimo che ha questa consistenza molto molto cremosa, ma un cremoso molto leggero che si stende facilmente anche con le dita, si può stendere anche con una spugnetta. È un fondo dal finish leggermente satinato, molto luminoso. Sicuramente non è un fondotinta, per quanto mi riguarda, adatto a chi ha la pelle grassa. È un fondotinta perfetto secondo me per pelli da normali a miste, e potrei consigliarlo eventualmente a chi ha la pelle secca ma veramente previa idratazione, massima idratazione, perché anche questo nella stesura si vede proprio una texture abbastanza asciutta che va ad asciugarsi immediatamente. Un fondotinta che va lavorato subito, e io faccio sempre metà viso, faccio prima la prima metà del viso e poi faccio l'altra, proprio perché ho notato che durante la stesura questo fondo tende ad asciugarsi particolarmente, per cui se abbiamo magari delle zone del nostro viso che sono particolarmente secche, se noi tentenniamo un po' nella stesura del fondo, magari tende ad evidenziare quelli che sono appunto gli aspetti di secchezza del nostro incarnato. Per il resto è un fondotinta che ha una lunga tenuta garantita, un effetto bellissimo sull'incarnato, lo possiamo tranquillamente stratificare con una coprenza modulabile. Io direi che ha una coprenza medio-alta, trovo che sia abbastanza coprente come fondotinta, copre i rossori, copre eventuali imperfezioni, e l'effetto sull'incarnato è sempre molto naturale, molto leggero e non dà assolutamente un effetto maschera. Quindi se avete una pelle che comunque non ha particolari imperfezioni o dovete coprire soltanto delle piccole cicatrici, dei rossori, io mi sento di consigliarvelo. A maggior ragione se invece non avete particolari problemi per quanto riguarda la vostra pelle, avete una pelle da normale a mista, non troppo secca, non troppo grassa, io trovo che questo sia un fondotinta perfetto, soprattutto se amate dei fondotinta che hanno sì un effetto opaco ma che sembrino leggermente luminosi, che diano all'incarnato un effetto molto radioso. Mi sento di consigliarlo soprattutto questo fondo a chi ha la pelle già matura, contrariamente a quello di Catrice che rimane molto più asciutto, molto più opaco. Secondo me non è non che non è adatto, io consiglio sempre, mi sento sempre di consigliare senza alcuna presunzione, per carità, non insegno niente a nessuno, a chi ha la pelle matura di propendere verso prodotti che siano molto più leggeri, con un finish molto più luminoso e non ad effetto matte.
Altra meravigliosa scoperta di questi ultimi mesi è il fondotinta matte lunga durata zero imperfezioni di Collistar, che come vedete ho già ampiamente utilizzato. E questo è un fondotinta, come dice appunto il nome stesso, ad effetto matte, lunga durata, io direi lunghissima durata, è un fondotinta che rasenta alla perfezione. Ha un fattore di protezione 10, quindi molto importante soprattutto dalla primavera in poi, quindi cerchiamo di utilizzare sempre prodotti con fattore di protezione, ed è appunto un fondotinta che ha questo bell'effetto super opacizzante, super matte. Ha una consistenza che è piuttosto densa, non è un fondotinta altamente, vediamo se riesco, altamente fluido e leggero. Ha una texture quindi abbastanza corposa, ha un'ottima coprenza, io direi una coprenza medio-alta, è un fondo che può essere tranquillamente stratificato e proprio per la tipologia sia di texture che di finish, io credo che sia un fondotinta adatto davvero davvero a tutti i tipi di pelle, quindi pelle secca, normale, mista, grassa. Ovviamente chi ha si trova ai due estremi, quindi pelle troppo secca o pelle troppo grassa, allora chi ha la pelle secca deve sempre utilizzare una base altamente idratante, chi ha la pelle grassa utilizzare un fluido opacizzante, ma questo vale sempre. Dopodiché mi sento di consigliarlo veramente a tutti. Lunga tenuta, un effetto proprio bello sull'incarnato, veramente quasi effetto pelle di porcellana, senza però sembrare mai estremamente eccessivo, estremamente corposo, non dà assolutamente un effetto mascherone sull'incarnato, è perfetto anche per chi ha i primi segni del tempo. Io vedo la mia pelle molto compatta, proprio il classico effetto pelle di porcellana, senza però dare l'idea di avere una maschera in viso, di avere un mascherone. Quindi il fondotinta matte lunga durata zero imperfezioni di Collistar, veramente un fondotinta meraviglioso. Altra scoperta meravigliosa dell'ultimo periodo è stato sicuramente il Super Stay Full Coverage 24 ore di Maybelline. Qui stiamo sempre su fondi insomma non estremamente costosi, forse diciamo questo di Collistar magari stiamo intorno ai 30 euro, però quello di Catrice ultra economico e questo di Maybelline forse intorno ai 14 euro, poi varia il prezzo anche in base se è in offerta o meno. Allora, questo è un fondotinta lunga, lunghissima tenuta, ha una coprenza a parer mio elevatissima. Rispetto agli altri che vi ho elencato, è un fondo che ha una consistenza ancora più corposa, ancora più densa. Si presenta così, a questo erogatore a pompetta, ed è un prodotto che secondo me va lavorato molto bene proprio per questa sua consistenza molto corposa. È un fondo, come vi dicevo, altamente coprente, quindi secondo me perfetto per chi ha problemi di cicatrici, di acne, di rossori e quindi deve coprire molto, ma senza avere un effetto maschera, perché io comunque in generale non acquisto tendenzialmente fondotinta che hanno un effetto troppo eccessivo, troppo cake sul viso, perché non mi piace. Mi piace questo fondotinta perché, pur essendo la sua dicitura, vabbè, a parte un full coverage, è un prodotto che dura veramente tantissime ore, non ha un effetto totalmente opaco, è un effetto matte ma leggermente satinato, quindi dà una bella luce all'incarnato. Mi piace perché dura tutto il giorno, mi piace perché almeno sulla mia pelle non tende tantissimo ad ossidarsi. Io ho preso due colorazioni perché la prima che presi era troppo scura per il mio incarnato, allora poi sono andata su questa colorazione che è un sand, che trovo un tantino più naturale. Ora io non so, io credo che per quanto riguarda questo fondo ci siano veramente tantissime colorazioni perché le ho viste sui vari siti, ma in Italia non credo che arrivino tutte le colorazioni, tant'è che dove l'ho preso io da Sirene Blu vi erano soltanto un 6-7 colorazioni, non di più, quindi sta lì poi la difficoltà, perché
Insomma, è difficile poi riuscire a beccare la colorazione giusta. Anche questa è una coprenza molto 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 stratificabile e modulabile, non dà un effetto mascherone, garantisce una tenuta estrema, lo trovo perfetto per le pelli secche perché ha un finish molto corposo, molto denso, non estremamente asciutto. E mi sento di consigliarlo con un ni per chi ha la pelle grassa, perché durante l'arco della giornata tende un tantino a lucidare sulla zona T. Quindi chi ha la pelle grassa e quindi tendenzialmente produce un po' più di sebo, questo prodotto credo che in un paio d'ore già tenderebbe a lucidare. Questo è il mio punto di vista, ovviamente. Quindi Super Stay 24 ore Full Coverage Foundation di Maybelline. Ultimo prodotto che riguarda, diciamo, la parte scoperte del periodo, anche di questo ve ne ho parlato, ma essendo questo nuovamente un video dedicato ai fondotinta non potevo non menzionarlo. Sto parlando dell'ultimo uscito in casa Rimmel, che è il Lasting Finish Bright Ball con fattore di protezione 20. Questo è un fattore di protezione ancora più alto rispetto a quello di Collistar. Questo fondo, vedete, si presenta così, ha questa sorta di applicatore con spugnetta, e questo è un fondo, a parer mio, meraviglioso. Tra quelli che vi ho citato è il mio preferito in assoluto, perché è un fondo molto sottile, molto molto leggero, che si può applicare tranquillamente con le dita, anzi ritengo che con la spugnetta probabilmente la spugnetta vada ad assorbire parecchio prodotto, perché la texture è veramente tanto tanto liquida, per cui secondo me steso con le dita dà il meglio di sé. Comunque, è un fondotinta stratificabile, ultra sottile, ultra leggero, con un finish tra il matte e il satinato. Non ha un'alta coprenza, quindi non lo consiglio a chi cerca nel fondotinta una coprenza totale. Questa è una coprenza medio-bassa, quindi un fondotinta molto leggero, quindi perfetto per le carnagioni giovani, per la pelle giovane, ma perfetto, super perfetto per chi ha la pelle già matura, quindi con i primi segni del tempo, perché non li va ad enfatizzare, anzi va a donare un colorito più radioso all'incarnato. Si può stratificare, non dà effetto maschera, veramente lunga tenuta, non secca, non evidenzia pellicine, non lucida, non si lucida durante la giornata. È veramente un fondotinta formulato benissimo, mi piace veramente tanto, quindi se cercate qualcosa di leggero, insomma, è un fondotinta questo che vi straconsiglio. Adesso passiamo a quelle che sono le mie grandi conferme e quei fondotinta che secondo me non dovrebbero mancare, non tutti ovviamente, io ho esagerato nell'acquistare tutti questi fondotinta, però sono quei fondotinta che sono perfetti per le grandi occasioni. Allora, il primo di cui vi parlo è lo Studio Fix Fluid di MAC. Questo ha anche un fattore di protezione, un fattore di protezione 15. Quando io l'ho acquistato ho sbagliato, perché non ho acquistato l'erogatore a pompetta, e quindi adesso mi ritrovo con questo flaconcino, insomma, che non è pratico da gestire. Acquisterò sicuramente la pompettina, insomma. Allora, questo è un fondo meraviglioso, perché è un fondotinta, di quei fondotinta che se abbiamo un evento importante in cui siamo protagoniste, parlo anche di un matrimonio, quindi un trucco sposa e così via, questo è un fondotinta perfetto, perché ha quella giusta coprenza, quel giusto finish che è, secondo me, perfetto per un servizio fotografico, perché garantisce una durata impeccabile, un fondotinta che ha quella coprenza giusta che serve a minimizzare i pori, a minimizzare le imperfezioni, a minimizzare i segni del tempo. Sicuramente, per quanto mi riguarda, non è un fondo proprio adattissimo per chi ha la pelle grassa, perché esistono degli altri prodotti MAC che sono veramente specifici per pelli grasse, però è un fondotinta che è perfetto per quanto riguarda le pelli secche, fino ad arrivare ad una pelle mista. È un fondo che si applica benissimo, secondo me, con la Beauty Blender, non dal mio punto di vista col pennello o con le dita.
io trovo, dopo averlo applicato ormai tantissime volte in tanti modi, che l'applicazione migliore sia quello con una beauty blender leggermente inumidita, magari con del Fix Plus o un po' di acqua termale, perché va a stendere molto bene il prodotto, a lavorarlo molto bene, un fondo che comunque va lavorato abbastanza bene, ha una tenuta impeccabile, non dà assolutamente l'effetto maschera, perché comunque l'effetto rimane molto naturale, però se noi lo andiamo tanto a stratificare, essendo un fondo molto, molto cremoso, molto corposo, secondo me si avverte poi sul viso ed è un effetto che a me non piace, quindi preferisco sempre fare una sola passata, mettere la giusta quantità di prodotto sul viso, poi andarlo a stendere e terminare lì l'applicazione. È un fondo che comunque va fissato con una cipria, perché un tantino tende a lucidare, però è un fondotinta, secondo me, per le grandi occasioni, un fondotinta veramente perfetto. Altro fondo storico, secondo me, è il Double Wear di Estée Lauder. Allora, qui parliamo veramente di un fondo con una copertura estrema, un fondotinta sempre con fattore di protezione, anche questo, un fattore di protezione 10, lunga tenuta e con una copertura veramente alta. L'unica differenza con il fondo di MAC è che questo fondotinta, a parte che anche questo lo trovate in commercio così e non è semplicissimo da utilizzare, l'unica differenza è che questo di Estée Lauder ha una texture molto più leggera, più fluida rispetto allo Studio Fix di MAC. Però io credo che questo non sia propriamente idoneo per chi ha la pelle secca, perché è un fondotinta davvero davvero molto molto asciutto, con un effetto ultra asciutto, ultra opaco, non ha assolutamente un effetto quel matte così, una via di mezzo che è anche un po' satinato, questo è totalmente matte. Trovo che su una pelle secca, secondo me, andrebbe troppo a spegnerla, mentre è perfetto per le pelli da normali a grasse. Anche questo è un fondotinta ideale per le grandi occasioni, per eventi in cui abbiamo la necessità di indossare un fondotinta che ci garantisca un effetto impeccabile per tutta la giornata, perché è un fondotinta che lo mettete lì e non si muove più, è impeccabile, lo possiamo stratificare perché non ha assolutamente un effetto mascherone, però è un fondo che per chi non ha particolari esigenze di coprire, 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 io l'ho comprato perché sono un'appassionata di make-up in generale, ho un canale che parla di make-up, voglio provare i prodotti anche per potervene parlare, però credo che per la mia pelle sia veramente eccessivo, trovo che sia un fondotinta più adatto per chi ha proprio quell'esigenza di dover coprire o ama semplicemente perché ama i fondotinta ad alta coprenza. Quindi, cioè, per chi ha una pelle molto giovane che non ha bisogno di coprire, io non mi sento di consigliare un prodotto del genere, che tra l'altro costa anche tantissimo. È più un prodotto per chi appunto ha la pelle grassa, per chi ha particolari imperfezioni di coprire e ama dei fondotinta che hanno una copertura altissima. Comunque è un fondotinta veramente eccezionale anche questo. Allora, altro fondotinta di cui vi parlo è il Vita Lumière di Chanel. Anche questo fondotinta ha un fattore di protezione, mi pare 15, sì, con fattore di protezione 15. Allora, questo è un fondotinta spettacolare, perché è un fondotinta secondo me super super perfetto per chi ha una pelle già matura, quindi dai 40 in su è un fondotinta perfetto, però trovo che sia l'ideale per qualunque tipo di pelle o per chi non ha particolari esigenze, quindi, perché stiamo parlando di un fondotinta che non ha una copertura altissima, ha una consistenza quasi acquosa, è molto molto leggero ed è un fondotinta che è rivelatore di giovinezza e rivelatore di luminosità, quindi l'ideale per chi ha la pelle secca, assolutamente perfetto per chi ha la pelle normale, non è proprio l'ideale per chi ha una pelle da misto a grassa, perché è un fondotinta molto leggero con un finish estremamente luminoso e radioso, che secondo me in una pelle grassa tenderebbe veramente ad evidenziare ancora di più l'aspetto lucido dell'incarnato. Quindi è un fondotinta
che è l'ideale per chi ha la pelle molto molto secca e quindi anche un colorito spento, e quindi è un fondotinta che andrebbe a tirar fuori la luminosità dell'incarnato, la freschezza, dà proprio, conferisce freschezza all'incarnato. Facile da stendere, molto molto leggero, ha una coprenza medio-bassa, altamente stratificabile perché non va a dare quell'effetto mascherone, è perfetto secondo me steso con una beauty blender umida perché lo rende ancora più luminoso e dà un aspetto veramente fresco e giovane all'incarnato. Sicuramente non è molto economico come fondotinta, però se vogliamo utilizzare un fondo per una pelle un po' più spenta con i primi segni del tempo, che non vada ad enfatizzare le rughette qui sulla fronte, qui intorno agli occhi, su questa zona qui, questo è un fondotinta perfetto che si stende meravigliosamente bene. Devo dire che pecca un po' in durata per quanto mi riguarda, secondo me non è un fondotinta che ha una durata impeccabile dalla mattina fino alla sera, perché anche su una pelle mista tendenzialmente secca come la mia, a metà giornata dopo che l'ho applicato devo comunque tamponare con una cipria, altrimenti tende un pochino a dare un effetto un po' non più luminoso radioso ma lucido, che è una cosa diversa. Quindi il Vita Lumière di Chanel, l'ideale per pelli molto giovani, quindi pelle fresche, giovani che non hanno bisogno di fondotinte estremamente matte, estremamente coprenti, ma di fondi che vadano a uniformare l'incarnato, a equilibrare, minimizzare le discromie e così via, ma che rendano l'incarnato perfetto. E ripeto di nuovo, Vita Lumière di Chanel. Il prossimo fondo, del quale io vi ho già parlato tantissime volte, perché il mio fondotinta, uno dei miei fondotinta preferiti in assoluto, anche questo non è un fondotinta veramente tanto economico, sto parlando del Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani, che è questa meraviglia di fondotinta. Allora, questo è un fondo, secondo me, che è l'ideale per le pelli da secche a miste. Non è un fondotinta che io consiglio a chi ha la pelle grassa. È un fondo, lo dice il nome stesso, Luminous Silk, che ha un effetto sull'incarnato molto luminoso, molto radioso. Ha una texture molto molto leggera, un fondo che si può stendere tranquillamente con le dita, con una spugnetta e con un pennello. Non ha una coprenza altissima, direi che è una coprenza medio-bassa, va ad uniformare perfettamente l'incarnato, va a minimizzare i pori, è perfetto per gli shooting fotografici perché ha dei pigmenti riflettenti all'interno che rendono l'incarnato bellissimo sotto l'effetto dei riflettori. Non è un fondotinta che ha una coprenza eccessiva, se vogliamo andare a coprire segni, cicatrici, brufoli, ecco, non è un fondo che mi sento di consigliarvi per quella tipologia di pelle, ma è un fondotinta perfetto anche per chi ha la pelle matura, proprio per il suo finish estremamente satinato, estremamente luminoso. È un fondo che non si sente assolutamente sul viso, è molto molto leggero, molto sottile, una texture quasi impalpabile, ma deve essere fissato assolutamente con una cipria, altrimenti, perché non è un fondo proprio lunga tenuta, non è sicuramente un fondotinta che io consiglierei in una giornata, diciamo, estremamente particolare in cui il make-up deve essere perfetto e duraturo. È un fondotinta sicuramente che garantisce una tenuta per una mezza giornata all'incirca, ma sicuramente non è un fondo lunga tenuta, però ha delle bellissime caratteristiche che lo fanno essere per me il fondotinta perfetto, uno dei fondotinta che amo di più indossare. Il prossimo fondotinta, anche questo una super super conferma, qui invece stiamo più in un range low cost, è un prodotto di Kiko ed è secondo me uno dei fondotinta migliori, un po' storici per quanto riguarda il brand Kiko, ed è l'Unlimited Foundation. Questo fondotinta lunga tenuta che ha questo finish estremamente, estremamente matte ed è anche un fondo molto coprente. Stavo vedendo, sì, ha un fattore di protezione 15 e questo secondo me è uno di quei fondi che è adatto a tutti i tipi di pelle.
perché è un fondotinta che ha quella texture facilmente lavorabile, gestibile, non estremamente asciutta, che può essere applicato con molta, con estrema facilità anche da chi ha la pelle molto secca. È un fondo che si applica facilmente, dà il meglio di sé secondo me con la Beauty Blender, sicuramente non con le dita, ma può essere applicato tranquillamente anche con il pennello. Ha una texture che è una via di mezzo, non è né troppo fluida né troppo densa, è estremamente modulabile, l'effetto finale sulla pelle è molto naturale, non fa l'effetto maschera, è un fondotinta che ha un'ottima coprenza, lo possiamo tranquillamente stratificare, ma la cosa che lo distingue, lo contraddistingue è proprio la tenuta. Questo è un altro fondo che io mi sento di consigliare per le grandi occasioni, perché è un fondotinta che ha una tenuta estrema, che non si muove assolutamente, soprattutto poi se lo andiamo a fissare con una cipria, l'effetto lunga tenuta ed impeccabile è veramente assicurato. Perfetto anche per chi ha la pelle grassa, mi pare che questo sia oil free, se non ricordo male, e perché qui non c'è scritto, comunque mi pare che sia anche oil free, comunque è perfetto. Ho sentito anche tante recensioni da ragazze che hanno la pelle grassa che utilizzano questo fondo e si trovano veramente molto bene. Ha veramente tutte quelle caratteristiche che lo rendono appunto un ottimo fondotinta, non costa neanche tantissimo, quindi anche questo straconsigliato. Altro fondo, super conferma, ed è uno tra i miei preferiti in assoluto, sto parlando dell'infallibile 24 ore matte di L'Oreal. Questo è un fondo che è una stra riconferma, è un fondo meraviglioso. Questo è un fondotinta che, non mi ricordo se ha il fattore di protezione, sinceramente, questo qui, perché non lo trovo scritto da nessuna parte. Comunque, questo è un fondotinta mattificante, lunga tenuta, oil free, ed è di quei fondotinta che possiamo mettere alla prova in qualsiasi condizione atmosferica, soprattutto quando fa molto caldo. Quindi questo è un fondotinta perfetto per la stagione estiva. È un fondotinta secondo me adatto a tutti i tipi di pelle, ad eccezione delle pelli secche, che veramente devono idratare bene 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 benissimo, perché avendo questa texture molto densa, molto cremosa, e questo finish estremamente totalmente opaco, potrebbe mettere in evidenza eventuali pellicine e secchezze della pelle. Detto ciò, è un fondotinta meraviglioso, dura tutto il giorno, lo possiamo tranquillamente stratificare, non dà mai un effetto maschera, perché comunque rimane molto leggero sull'incarnato, non avete quella sensazione di indossare un fondotinta, perché rimane davvero molto molto sottile sull'incarnato. È un fondo che può essere utilizzato anche per fare attività fisica all'aperto oppure in palestra, perché è un fondotinta che non cola assolutamente ed è effettivamente dimostrato che è un fondotinta che resiste anche al caldo senza far lucidare l'incarnato. Quindi niente, io questo ve lo straconsiglio, è un prodotto perfetto, tra l'altro perfetto anche per le grandi occasioni, se abbiamo un evento particolare, sia che siamo protagoniste o che non lo siamo, ci garantisce un risultato impeccabile per tutto il giorno. Ha un'ottima, anzi direi elevata coprenza, è un fondotinta molto coprente, ma non un fondo coprente come può essere il Double Wear di Estée Lauder, che secondo me si vede un po' sull'incarnato quell'effetto coprenza. Questo rimane un pochino più naturale e ha un effetto lunga tenuta effettivamente tangibile e oggettivamente riscontrabile. Dunque ragazze, questi erano tutti i miei fondotinta preferiti. Io spero di non averne tralasciato qualcuno, perché ho veramente talmente di quei fondotinta, però quelli a cui ho pensato per realizzare questo video sono stati questi, e sono tutte opinioni ovviamente strettamente personali. I fondotinta li ho comprati io, non me li ha regalati nessuno, quindi sono delle opinioni che sono frutto dell'utilizzo negli anni o negli ultimi mesi di questi fondotinta. Fatemi sapere se insomma anche voi li avete utilizzati, invece come vi siete trovati in base alle vostre esigenze, alla vostra tipologia di pelle. Lasciatemi un commentino se avete qualche fondo che avete da consigliarmi. Anzi, ho notato che in questa carrellata non ho inserito i fondotinta compatti, perché in realtà
pur possedendone qualcuno, non è proprio la mia tipologia ideale di fondo. Io preferisco sempre il fondo liquido, che io devo andare a stendere con la mia spugnetta, che devo andare a lavorare, lo preferisco. Però ho veramente dei fondi compatti, insomma, che sono anche degni di nota, però in questo caso ho voluto parlarvi solo dei fondotinta fluidi. Mi sono dilungata anche troppo perché credo che questo video sia venuto lunghissimo, io quindi... Ah no, dimenticavo un'altra cosina, dovevo dirvi che mi sa che questa settimana forse riesco a pubblicarvi solo questo video, vediamo un attimo, perché non sarò qui a casa, insomma, dobbiamo partire per una cosa, quindi non so se riuscirò a registrare. Comunque, eventualmente, se dopo questo video non dovessimo vederci, ci vediamo poi la settimana prossima. Basta, chiudo, vi ringrazio, tanti tanti bacini e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao!